Presidente, la festa del bio, del prodotto del bio del territorio che vi siete inventati, questo è il primo anno. Come è venuto in testa e quali sono questi prodotti e da dove proviene questa idea? Allora, il tutto ne viene dalla presenza sul nostro territorio di una cooperativa, la Daunie Bio, che dal 2011 è presente sul nostro territorio ed è una cooperativa di produttori agricoli legati soprattutto alla produzione del grano duro. Però chiaramente tutte le aziende o molte aziende dei nostri soci, oltre ad avere la produzione di grano duro, ognuno nel proprio piccolo ha un programma di filiera corta, chi sul pomodoro, chi sull'olio, chi sul vino e chi sui prodotti trasformati come pomodori, melanzane, ortaggi in generale. Quindi praticamente ci è venuta questa idea di promuovere e valorizzare tutte quelle che sono le filiere, le piccole filiere dei nostri soci. Ecco, domani si terrà la festa del nero, come si inquadra? Diciamo che è una festa nel cartellone estivo di Troia. Sì, diciamo che è nata una collaborazione con il consorzio di tutela DOC del Nero di Troia, proprio per creare una sinergia di prodotti e per portare a conoscenza, diciamo, di più gente possibile quella che è la nostra realtà. Lei è produttore con una cantina, come è andato quest'anno il Nero e qual è per il futuro il progetto per il Nero, per continuare a farlo crescere? Allora, diciamo che veniamo da un anno molto particolare, perché l'anno scorso purtroppo, causa però nostra, abbiamo avuto l'annullamento della produzione in toto, quindi abbiamo stretto un po' i denti e quindi superato quest'annata, e quest'anno, diciamo, le produzioni si prevedono nella norma, e quindi continueremo questo progetto di promozione e valorizzazione del Nero di Troia, perché ci rappresenta come vitigno e come territorio. Cioè, il concetto fondamentale è che bisogna creare un legame forte fra i produttori e il territorio in cui viene prodotto. Invece qual è il futuro, il progetto del bio del territorio? Beh, il futuro del progetto del bio, diciamo, il prodotto biologico si pone sempre in un contesto di nicchia, anche se negli ultimi anni sta avendo sempre uno spazio più grande nel mercato e nel consumo. Il discorso bio è un prodotto di puntare al massimo alla qualità del prodotto, non solo un prodotto ottenuto seguendo delle regole di sostenibilità sia ambientale che sociale, che economica, anche perché noi dobbiamo credere che gli alimenti che di qualità. Gli alimenti di qualità sono praticamente la base di un futuro migliore nella nostra vita. Quindi per la questione soprattutto della salute, Presidente? Sicuramente c'è un legame forte con la salute, perché se noi riusciamo ad avere dei prodotti che non hanno residui chimici e che nello stesso tempo nella loro produzione rispettano l'ambiente, non possiamo far altro che guardare ad un futuro, non dico migliore, ma quantomeno cercare di conservare quello che abbiamo trovato. Quindi speriamo in altre edizioni della Festa del Bio. Ma diciamo che questa è la prima edizione che viene fuori da un'azione di promozione della cooperativa, ma come dire, tracciato un solco diventa molto più facile il secondo.